Ecco il trenino che gira per la città, lo vedete transitare adesso davanti al carro del primo ministro. Se volete fare un giretto all'interno dei locali e delle piazze della città, potete salire gratuito, mi raccomando, fate attenzione, fino alla 1 di notte gira all'interno di tutti i locali. I locali hanno un'offerta che è interessante, mangiare bene, quello che volete, un po' di divertimento. Vi ricordo anche la giornata di domani che inizia al mattino, aperitivo, abbiamo la distribuzione del risotto gratuito del nostro mitico Rione Urani e successivamente il pomeriggio sarà un divenire di sorprese, una sorta di corteo mascherato e poi dalle 17 di nuovo in funzione il trenino. La piazza e i bar sia questa sera che domani sera chiudono alla 1. Chi vuole continuare a far festa lo può fare all'Unicorn di Mendrisio e deve andarci con mezzo proprio, i mezzi pubblici magari meglio ancora, oppure presso il Montezuma di Novanzano con servizio a navetta dal 23.30 fino alle 4 del mattino che parte dallo Tech Bar Chiasso o dal posticcio del Silver Caffè. A sorpresa la consegna delle chiavi è dalla parte del carro del primo ministro, quindi vi chiediamo di girarvi dalla piazza. Intanto abbassiamo la musica anche nel carro. Lascia pure un po' di sottofondo. Ci stiamo organizzando, un secondo, il nostro comitato non è più abituato, siamo 2 anni che siamo fermi. Dov'è il comitato? Tutti qua, eh?
No, allora non bisogna sparare addosso al sindaco, sopra al sindaco. Allora, possiamo partire? A nome del Carnevale Nebbiopoli di Chiasso vi diamo il benvenuto e il comitato direttivo del Carnevale Nebbiopoli intende ed è vuole assolutamente ringraziare il municipio, il nostro sindaco Bruno Arrigoni e i municipali che sono presenti in mezzo a voi per aver permesso questa serata. Ringraziamo anche tutte le autorità comunali, le aziende municipalizzate, le forze di polizia, AGEP, ufficio tecnico, la polizia comunale, perché in queste ultime settimane abbiamo lavorato insieme in maniera importante. Anche oggi ripartire con degli eventi che comunque definiamo light non è stato per niente semplice e non lo sarebbe stato assolutamente senza l'appoggio delle forze di polizia e l'appoggio logistico della città, che ha voluto credere in questa serata di ripartenza per mandare quindi un messaggio a livello cantonale del fatto che effettivamente è possibile ripartire. La festa questa sera è in piazza, in una modalità diversa, si sviluppa anche nei bar. Il trenino che avete visto passare vi porta all'interno dei vari bar della città fino alla una, quindi non abbiamo voluto esagerare troppo negli orari. È un anno comunque difficile per ripartire, è un anno importante, i nostri rioni sono con noi. Quello che è importante anche dire stasera è che il rione Urano di Chiasso, che è uno dei più storici e importanti comunque del nostro carnevale, compie in questa edizione 90 anni e quindi è comunque un'edizione speciale ed importante per il Nebbiopoli. Nebbiopoli, che vedete la famosa giacchetta blu di Ivano, no? Che è quella della nostra organizzazione, che con coraggio in questi ultimi tempi ha cercato comunque di pianificare un'edizione diversa e innovativa. Vediamo cosa uscirà e speriamo che sia di vostro gradimento. Passo la parola al nostro sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni, ringraziandovi, e decretiamo quindi ufficialmente aperto il Carnevale Nebbiopoli di Chiasso, questo lo dici tu. Grazie Presidente, si sente? Un complimento a tutto il comitato, a tutti i rioni, a tutti i volontari che hanno reso possibile l'impossibile in una settimana di 10 giorni. Apriamo oggi il Carnevale Nebbiopoli, 3 giorni di festa, allegria e viva sempre il Carnevale Nebbiopoli. A te primo ministro le chiavi. Eccoci ragazzi, le chiavi sono in mano al Carnevale Nebbiopoli, siamo noi che comandiamo e noi vogliamo divertirci, fare festa e tornare alla normale routine dei carnevali. Quindi ragazzi, festa per tutti, divertiamoci, balliamo e facciamo tutto quello che vogliamo fare. È carnevale, buona serata a tutti, a presto! E adesso la corsa dei camerieri, che non veniva più proposta dagli anni 80, quindi per chi è interessato, dietro al carro abbiamo coinvolto i bar della città proprio per celebrare questa edizione 2022 completamente diversa dal passato, nuova e innovativa, che in realtà ritorna agli albori, quindi a quello che era il carnevale di 30 anni fa, a quello che era il carnevale del passato, che veniva festeggiato all'interno delle piazze ma anche dei bar e delle attività.
soprattutto grazie alle due Google che questa sera animano la piazza, hanno deciso di seguirci ed appoggiarci, sono la Spagatirpa di Vacallo e la Cane Gatti Stabio. Quindi, dove sono i nostri camerieri dei bar e gli esercizi della città? Io mi scuso, ecco la Google, non vi parlo sopra tanto. Abbiamo il nostro arbitro, Ivano, responsabile a cortei, detto Ulgiacchetta. E chi vuol sapere perché lo trova scritto sul giornalino di carnevale di questa edizione? Thank you.
Sì, si sente niente. Va bene, facciamo lo spareggio, facciamo lo spareggio. Spareggio della Corte dei Camerieri. Allora, facciamo lo spareggio della Corte dei Camerieri, quindi se volete tornare avanti, poi i fotografi della stampa che vogliono fare foto per mettere il vicino. Cosa devo fare? Allora, si procede tra un minuto con lo spareggio della Corte dei Camerieri perché qualcuno forse ha rubato un po', eh?
prepariamoci. Bravi a tutti!
cane Gat, complimenti! Grazie, vi chiediamo scusa, vi abbiamo parlato sopra prima, non si fa, eh. Allora, dov'è il presidente della cane Gat? Dov'è il press? Il press della cane Gat? Dov'è il press? Qua. Ci dici qualcosa per questa serata? Ciao a tutti! Buon carnevale! Viva il carnevale! E quest'anno un anno particolare, dobbiamo prendere quello che c'è, godercelo fino all'ultimo. Perché il Comitato dei Piovoli sono stati grandi, che comunque in poco tempo hanno organizzato qualcosa di bellissimo e questa gente lo dimostra. Quindi grazie a tutti e viva il carnevale, godiamocelo! Adesso cambiamo. Dov'è il press della spaca? Il press della spaca è troppo vicino alle casse, devi venire qua, press. Vieni qua. Allora, il buon Max, no? Sempre molto televisivo anche lui. Giusto? Piff, quanto ti ha pagato per dire tutte quelle cose? Allora, la spacca timpan, no? Vorrei dicessi due parole per questa serata, per questa ripartenza. Ne dici tanto in televisione che ne sei abituato, dai. Non ho già parlato abbastanza, parli già te per tutti. No, dai, una bella serata, finalmente siamo di nuovo tutti quanti fuori insieme a divertirci. Ieri è stata una giornata bellissima in mezzo alle scuole che sono venute a trovarci, il mio momento più bello. Tanti bambini poi sono qua, qualcuno vuole già entrare nella spacca. E lei vuole curare la batteria, che è bellissima, sei già dei nostri, magari. No, ma poi il bello è vedere stare in mezzo a tutti loro, che è uno spettacolo, veramente. È da stamattina che stiamo insieme e non siamo ancora su. Bene, allora adesso non li annoiamo più, li lasciamo suonare. Grazie di cuore alla cane Gat di Stabio e soprattutto grazie di cuore anche alla spacca timpan di Bacallo che questa sera ci sostengono al 100% per il carnevale Nebbiopoli di Chiasso. We'll be right back.
Bene, carissimi spettatori di Chiasso TV, ci spiace per la corsa dei camerieri, purtroppo avevamo il carro davanti alla postazione, comunque la classifica l'avete sentita e niente, chiudiamo qui per questa sera e arrivederci a domani, vi aspettiamo sempre qui al Grande Nebbiopoli. Vi ricordiamo che qui a Chiasso c'è il trenino che vi accompagna in tutti i bar, ci sono attività in ogni bar, per cui che dire, venite a Chiasso, vi aspettiamo. Una buona notte a tutti, qui si continua a far festa, ciao!